ricordarsi come il bed and breakfast di Brescia. Chiaramente parlavo prima delle categorie dei contenuti, bisogna anche capire quali categorie sono più adatte ai diversi canali. Su Twitter è difficile vendere, su Facebook si può fare di più, quindi chiaramente tutti i contenuti nel mercato della vendita vanno meglio su un canale rispetto a un altro. E poi lo stile, le persone non leggono molto su internet, guardano più le immagini, cliccano i link, guardano i video, quindi lo stile è fondamentale. Capita a volte di vedere che il next su Twitter pubblica solo quei link accorciati uno dopo l'altro senza descriverli, senza spiegare cosa sono. Sono profili bellissimi che non vengono praticamente seguiti. Allo stesso modo capita su Facebook aziende che scrivono senza pubblicare le foto, senza pubblicare dei video, delle immagini, sono troppo lunghi. Cos'è? Facciamo due qualche domanda. Come? Perché dobbiamo fare qualche domanda, perché... Ma io no? Ho tempo. Se avete qualche domanda magari. Vabbè dai, la prossima volta ci vediamo un'altra parte. Potete fargli le domande adesso, finito l'intervento, in modo un attimo più personale, purtroppo la mia mascheretta dei tempi. Avete qualche domanda magari? Carichiamo tutte le slide e tutti i video, quello che si vedrà dei video si era sul giornale di Brescia.it che si pone www.brescia.com. Qualche domanda? Vai. Ah, è una bella domanda. Allora, dipende dal tipo di azienda, dalle dimensioni, da quanto sono di poco investire. Io quello che consiglio anche ai miei clienti è quello di farlo fare un esterno. Tipo dico sempre non voglio farlo io, ma li farlo fare alla mia agenzia, perché questo non ha nessun senso. Perché comunque inefficiente in termini di risorse, perché ogni volta che non so la risposta devo chiamare e dicendo. La cosa migliore è che esista comunque internamente. Una cosa che fare attenzione non è soltanto chi posta, ma appunto i processi, ne ho riparlato dopo, i processi che mette in atto l'azienda. Voglio dire, chiunque persona o team gestisca la comunicazione sui social, se troverà domande legate al prodotto, legate a comunque informazioni che non ha. Quindi chiaramente mettere in atto dei processi informali o formali nell'azienda, che siano fisici o che siano anche virtuali attraverso, non so, un Basecamp banalmente o una piattaforma tipo Drive, piattaforme quindi o Yammer, diciamo piattaforme di Enterprise 2.0, insomma, per fare in modo che chiunque gestisca la comunicazione possa avere accesso a un referente per ogni settore dell'azienda, magari anche amministrativo, per cercare di risolvere le questioni amministrative, non so, a team, a volte con capitale. Poi se farlo gestire è una bella domanda. Sicuramente la gestione deve essere fatta sulla base di una strategia che a mio avviso è meglio fare esternamente un'agenzia deputata a quello, nel senso che molto spesso internamente non c'è una risorsa o una serie di risorse che abbia le competenze. Banalmente l'utilizzo di software di analisi, di commentaggio delle conversazioni spesso è una cosa che deve essere migliorata, quindi la strategia e il supporto deve essere fatto esternamente. E il profilo è meglio che sia una persona competente nel campo della comunicazione e del web, quindi magari, non so, l'avrà conoscenza della comunicazione banalmente, interessato al web come profilo personale e comunque sempre supportato da un'agenzia dedicata, insomma. Poi è chiaro che se più votato è meglio è, insomma. Allora, magari le altre domande le facciamo alla fine, così verrà in serve. Magari se gliela fai appena finiti questi tre interventi, facciamo una serie di domande finale, che non facciamo troppo. Allora, adesso vi presento Claudio Gagliardini, di Studio Corallo, scusa la pronuncia dei cognomi non mi viene mai bene, che ci parlerà del Food 2.0 a tavola con il web. Cerchiamo di mettere a posto i fondi nel frattempo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie agli organizzatori di fare questa Salam, è bellissima location, quindi
sono veramente felice di essere qui con voi. Vado molto molto a manetta perché ho tante slide e ve vorrei parlare un po', insomma. E 20 minuti che sono veramente lunghissimi. Tra l'altro l'ho fatto in questo modo qui, per cui va bene. Allora, Studio Borato è un'azienda che nasce nel 98, Occhio Bello, ci occupiamo di web a 360 gradi, per cui non ci piace definirci una web agency. Noi in realtà quello che facciamo è prendere in mano dei progetti di aziende, quindi aziende che vogliono comunicare sul web, e adesso uso un termine che forse è un po' esagerato, ma comunque insegnare a queste aziende come comunicare attraverso il web, come farlo con successo. Quindi quello che noi facciamo è proprio prendere in mano aziende che non hanno confidenza col web e iniziare con loro un percorso che speriamo sia il più lungo possibile per entrambi, ovviamente. Ripeto, andrò molto molto rapido, ma i tempi sono assolutamente quelli che sono. Questi sono alcuni dei nostri clienti. Come vedete ci occupiamo del settore food, ma non solo del settore food, perché in realtà gestiamo tutta una serie di progetti sull'immobiliare a livello anche abbastanza alto. Sull'immobiliare abbiamo Attico.it e Immobilmente, che sono due progetti abbastanza datati, abbastanza quotati. E mentre invece sul settore food, io oggi vi illustrerò in particolare un caso, che è quello di Liguri di Asiago, e poi vi farò vedere altre due cose che stiamo facendo in questo momento. Quindi panoramica rapidissima sui clienti. Purtroppo c'è anche qualche problemino di fonte, mi sa, con le slide. Ecco, questo è un piccolo omaggio che ho fatto al tema, alla prova scritta di maturità di ieri, Siamo quelli che mangiamo, perché poi mi è venuto in mente assolutamente una bella cosa che mi disse una volta Andrea Rigoni, che è uno dei titolari della Rigoni di Asiago: nella nostra città non mangiamo più alimenti, ma mangiamo prezzi. E questo tipo di cosa, ne parlava anche prima qualcuno, è un qualcosa che noi, attraverso l'uso del web, attraverso la comunicazione, possiamo iniziare a combattere, se vogliamo, perché il web è un'arma che permette anche alle aziende medio piccole di arginare quella che è la preponderanza e la prepotenza della grande distribuzione e di determinati canali che stanno schiacciando un po' invece il settore del food, quello autentico, quello made in Italy, quello che fa bene e che è buono. Quindi ho voluto così fare un piccolo omaggio e adesso vi parlo subito di Rigoni di Asiago, che è un'azienda di antica tradizione, un'azienda che ha un centinaio d'anni d'età e che però, nonostante sia gestita a livello, non dico familiare, ma quasi familiare, perché sono tutti membri della loro famiglia all'interno, ha creduto fortemente nel web fin dall'inizio, in realtà, perché questo è il sito che noi abbiamo trovato quando abbiamo iniziato a collaborare con loro. Uso il termine collaborare perché è il breve inciso: per Boraso il cliente è quasi un partner, anzi vorremmo che fosse un partner. Facciamo tante cose insieme a loro, facciamo anche convegni, facciamo le loro fiere, li seguiamo, quindi è proprio un rapporto di partnership più che di clientela vera e propria. Questa era la base di partenza, quindi un sito assolutamente statico, non c'era comunicazione 2.0, peraltro tutte queste iconcine là sopra erano abbastanza poco comprensibili, per cui il lavoro che abbiamo fatto immediatamente, ecco, abbiamo messo qui dei punti interrogativi, che cos'è, oh, non lo so, qualcosa sarà. Abbiamo iniziato anche a fare un lavoro con loro, che era anche e soprattutto quello di dire: boh, ma come siete sul web voi? Abbastanza male, perché loro ci dicevano: ma noi in realtà sì, sul web, ma abbiamo il sito, più o meno ci siamo. In realtà ci siamo resi conto che i loro prodotti, fior di frutta, è uno dei loro prodotti di punta, molto molto buone, sono marmellate, facciamo stoppino, se non può vedere, comunque marmellate 100% biologiche, ed è il prodotto di punta dell'azienda. Quindi era importante che su Google, sui motori di ricerca, uscisse bene. In realtà quello che usciva, qui vedete poco, ma sono tutti i risultati da Ciao, che era uno di quei siti in cui gli utenti si registrano e scrivono quello che pensano dei prodotti. Cosa molto grave, perché nel loro caso, per carità, non era un problema galattico, perché ne parlavano tutti molto bene. Però immaginate se questi risultati che abbiamo trovato di fuori di frutta fossero in realtà stati: ah, è orrenda, è un prodotto pessimo, ah, non comprerei mai. Ovviamente hai gestito malissimo, hai giocato malissimo le tue carte sul web. Fail, assolutamente. Bisogna avere il controllo, l'azienda deve avere assolutamente il controllo. Ecco, questa è un'altra firmata di Ciao, proprio per dire che non era così grave la situazione. Qui lo leggete, ma sono tutti commenti assolutamente positivi, tranne che per il prezzo, che ovviamente su un prodotto 100% biologico è indubbiamente quello che è un prezzo che è medio alto, ma ripeto, è normale, giusto che sia così, perché è un prodotto sano e genuino.
Però ripeto, all'inizio loro non avevano il controllo di questi contenuti. Quello che abbiamo fatto è stato intanto semplificare il sito. Questo Vienna Award che vedete è un premio che una grande associazione sulla grande distribuzione, perché loro comunque vendono le loro utenze sulla grande distribuzione, gli ha dato quest'anno per il miglior sito dell'anno relativo alle aziende che vanno sulla grande distribuzione, quindi è una cosa che ci ha fatto molto piacere, ha fatto molto piacere a loro. Quello che abbiamo fatto è stato dire, ok, cominciare a comunicare proprio in un modo completamente diverso. Dal sito statico passate al concetto del blog. Su questo sito blog, oltre a esserci tutti i loro prodotti, ci scrivono quotidianamente, ci scrive lo stesso Andrea Rigoni, che è di cui ti parlavo prima, e raccontano quello che fanno. In realtà loro di cose ne fanno molte, fanno sponsorizzazioni di sport, hanno diverse occasioni in cui girano, fanno dei punti di degustazione. Però parlano anche del territorio, come giusto che sia, loro sono su Asiago, un territorio a forte vocazione turistica, e raccontano un sacco di cose dell'azienda, non necessariamente in modo squisitamente marchettaro, e questa cosa ci piace, bel like perché se lo meritano. Questa è una scheda prodotti sul nuovo sito, c'è tanto testo, c'è tanto contenuto, c'è tanto modo di vedere quello che fanno, e per gli utenti di capire che cosa c'è, e ci sono i commenti. Perché proprio come un blog abbiamo lasciato aperto i commenti, e questa è una cosa che consiglio solo a chi è veramente sicuro del proprio prodotto e della propria azienda, abbiamo lasciato aperto la scheda prodotto al commento degli utenti. E questo chiaramente fa dialogo, fa engagement, fa confronto con gli utenti. Lì non si legge, ma c'è un numero, 265 commenti, è una scheda di Fruttosa, la gente scrive, la gente chiede domande, è bello che ci sia uno dei titolari che risponde in prima persona, sia lui che altri agenti stampa dell'azienda. Ripeto, è un'azienda di dimensioni medio grandi, diciamo, però comunque sia qualunque azienda, anche le più piccole, possono darti da fare in questo senso, cioè comunicare, aprirsi, mostrare trasparenza, che è la cosa migliore. Ripeto, la sicurezza del prodotto deve essere la base di tutto. Questo è un blog, per esempio, che noi abbiamo realizzato sempre con loro, perché con i loro agenti stampa gestiamo anche quest'altro blog, che è Blog Biologico. Qui abbiamo fatto un lavoro per cui l'azienda non solo più ha un sito aziendale istituzionale in cui promuove i propri prodotti, ma anche un blog, questo qui, in cui parla in linea generale del biologico, e quindi fa cultura su quella che in Italia è qualcosa che sta piano piano, fortunatamente, andando in auge, diventando molto molto importante e cercata. Adesso qui faccio un po' fatica perché si troppi effetti su questi slide, ma comunque da 0 a 100 cosa intendo? Intendo dire che era un'azienda che non aveva nessun tipo di interazione, di interattività con gli utenti. In realtà oggi ha un mare di cose, ha pagine Facebook 5, 3 account Twitter, posta su YouTube, su Flickr, foto, video, ha oltre 100 food blogger che collaborano con loro e che scrivono sia sul loro blog, sia sul blog biologico, sia su altri progetti che stiamo mettendo in atto, perché stiamo lanciando anche altri progetti con loro, uno dei quali è proprio legato ai food blog. Quindi faremo dei contest che in genere sono organizzati e portati avanti dai blogger. In realtà qui l'azienda si sta facendo propositrice di nuovi contest, ne faremo uno più o meno uno ogni 2 mesi, e quindi daremo massima visibilità al brand, massima opportunità ai blogger che trattano in generale della materia e che comunque fanno qualcosa con i prodotti Rigoni, la possibilità anche di avere visibilità e di avere riscontro attraverso questi nuovi progetti. Quindi quello che voglio dire, in realtà non serve molto in termini di investimento per arrivare ai risultati, basta avere un po' di fantasia. Qui vi faccio girare un po' di freccine, perché quella terza che prima era assolutamente dominata dai Ciao, cioè da risultati che non erano propri dell'azienda, in questo caso si è popolato di cose che non vedete, ma sono tutti risultati dal sito aziendale e dai social media dell'azienda. Qui vado un po' su qualche numero, visto che non ve li ho detti, ma è importante anche questo. Io non amo moltissimi numeri in realtà. Però questo è per dirvi che ci sono dei fattori legati ai social media che influenzano molto anche la search di Google. Quindi lavorare sui social media come possibilità di parlare alla gente, e questo sicuramente è il primo obiettivo,
ma altri obiettivi sono anche quelli di fare traffico.